secondo anno di seguito il Vinitaly, una manifestazione che è ormai una consolidata realtà a livello internazionale. Negli anni, anche grazie ad una perfetta sinergia con le istituzioni locali, questo appuntamento ha saputo innovarsi e rendere sempre più efficace la sua capacità di conquistare nuovi mercati e contemporaneamente conquistare i cuori dei visitatori. Un'attività che si sviluppa durante tutto il corso dell'anno in tutti i 5 continenti, coniugando i propri ambiziosi obiettivi, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto lo strategico aspetto della qualità. La 53esima edizione di Vinitaly potrebbe dunque essere rappresentata dai suoi straordinari numeri: 100.000 metri quadrati di spazio espositivo, uno dei tanti primati registrati quest'anno, oltre 4.000 aziende presenti provenienti da 35 nazioni, per un catalogo composto da più di 16.000 etichette, dati eccezionali che confermano la lungimiranza di Verona Fiere nell'accompagnare e sostenere il successo di Vinitaly con una serie di azioni concrete che ne stanno esaltando il posizionamento a livello globale. Mi riferisco ai nuovi servizi digitali, all'attenzione alle nuove tecnologie, alla capacità di mettere a disposizione sempre nuovi spazi e all'intuizione di una virtuosa ed intelligente diversificazione dell'offerta per gli operatori professionali e per gli appassionati. Una intuizione che non solo ha reso possibile l'affermazione del Vinitaly nel comparto business, ma ha concretamente contribuito a realizzare un'intesa profonda e inimitabile con il territorio. Questa è infatti una realtà straordinariamente importante per il Veneto e per l'Italia, una vetrina dove storia, qualità e novità possono incontrarsi e farsi apprezzare da compratori provenienti da oltre 50 paesi. È inoltre universalmente riconosciuta e apprezzata la capacità di realizzare un unicum con la città, con il centro storico veronese che si mostra in tutta la sua bellezza tra arte, cultura, musica, degustazioni. Verona, una delle città più belle del mondo, si mette in mostra attraverso le sue piazze, le vie più ricercate, i Lungo Adige, i monumenti, le chiese, i luoghi che conservano e mostrano la nostra memoria, la nostra storia. Una festa del gusto, della bellezza, dello stare insieme, della partecipazione, delle nostre più antiche tradizioni e testimonianze. Come ci ha ricordato Papa Francesco, non c'è festa senza vino. Immaginatevi di finire le nozze di Cana bevendo del tè. Sottolineo questi aspetti perché è assolutamente evidente che il nostro futuro, il futuro dell'Italia, passa anche attraverso una nuova prospettiva nel rapporto tra economia, ambiente e territorio. Una prospettiva che dovrà sempre più essere declinata tramite la sicurezza, la sostenibilità, la fattiva collaborazione tra l'uomo e la natura. I cambiamenti climatici in atto ci dimostrano che laddove non si sia investito in prevenzione, le conseguenze possono essere devastanti.
150.000 con più di 300.000 aziende agricole che lo scorso anno, ancora una volta, hanno realizzato la prima produzione al mondo con 55 milioni di ettolitri di vino prodotti e commercializzati. Negli ultimi anni ci siamo abituati, quando parliamo di ambiente, di ritenere negativa, se non addirittura nefasta, l'opera dell'uomo. Dobbiamo invece recuperare la lucidità di saper distinguere, perché laddove c'è un vigneto, o un uliveto, o un orto, o una coltivazione, c'è attenzione, c'è rispetto per la terra, e quindi c'è equilibrio, c'è sicurezza, c'è benessere. Quel benessere che, come ci dicono tutti gli indicatori economici, passa per il nostro paese anche e soprattutto dalle esportazioni, come ci insegna la nostra storica e conclamata capacità di paese trasformatore. Oltre 6 miliardi di vino esportato lo scorso anno, con una crescente presenza nei mercati in espansione, dimostrano come questo settore sia assolutamente strategico per l'economia nazionale. Anche perché, se le bottiglie di vino italiane sono ben posizionate sugli scaffali dei più importanti e prestigiosi market del mondo, c'è anche un evidente e redditizio ritorno in termini generali per l'intera produzione agroalimentare italiana. Lo sottolineo, perché anche da questo punto di vista Green Italy svolge un ruolo fondamentale per promuovere e diffondere i nostri prodotti, sia nei mercati dove sono già affermati, penso all'Europa, penso agli Stati Uniti, sia dove si registrano margini di crescita potenzialmente maggiori, in particolare in Cina e in generale nei mercati asiatici. Luoghi dove nei prossimi anni registreremo fattivamente la capacità dell'intero ambito vitivinicolo di saper fronteggiare una concorrenza sempre più planetaria. L'enogastronomia italiana non può essere infatti descritta solo come un semplice settore. È in realtà un vero e proprio mondo dove tradizioni, sapori, aromi, ricette e profumi si integrano e si completano per dar vita a quella dieta mediterranea che ci ha reso e ci rende unici al mondo. Dietro i prodotti c'è poi la loro storia. Ci sono i luoghi, gli ambienti, le peculiarità locali che rappresentano una ricchezza antropologica senza pari. Quella stessa ricchezza che Green Italy ha saputo comprendere e incamerare in un progetto in grado di accogliere e mostrare l'olio, la birra, il cibo e tutto ciò che dal confezionamento agli accessori rende ogni degustazione un'esperienza unica, indimenticabile e non clonabile. Il vino è quindi una risorsa preziosa per il nostro paese. I produttori e tutti coloro che partecipano alla filiera sono gli artefici quotidiani del futuro delle nostre terre, un futuro responsabile, con i progetti a favore del bene consapevole, un futuro sostenibile che si tramanda di generazione in generazione accrescendo il proprio valore, un futuro di qualità, come attestano le certificazioni e i consorzi per i prodotti sempre più eccellenti. E siccome la serata di gala di apertura della 53esima edizione del Green Italy è stata dedicata alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, consentitemi di salutarvi con le parole che proprio Leonardo dedicò al protagonista assoluto di queste giornate. E però credo che molta felicità sia agli